siamo la scuola di sociologia visuale dell'ISFOR, quindi è un dipartimento all'interno della facoltà di scienze della formazione. L'obiettivo qual è? È quello di provare a narrare i risultati della nostra ricerca, della nostra riflessione sociologica attraverso un linguaggio che non sia solo il testo scritto, ma anche un linguaggio attraverso le immagini. Quindi usare l'immagine, in particolare il video, quindi immagine, suono in tutta la sua costruzione, o la fotografia come linguaggio alternativo o complementare al testo scritto. Noi veniamo dall'università e siamo venuti qua per capire se si potrebbe fare un film. È che, come dire, la trasgressione l'avete vissuta, questa vuol dire entrare in un campo, no? È abbastanza normale che venga vissuta un po' come giustamente una presa in giro. Potremmo distinguere la sociologia visuale da altri tipi di produzione filmica, perché la sociologia visuale si dovrebbe appoggiare su un quadro teorico ed empirico validabile scientificamente. Certamente, detto questo, ci sono produzioni visuali che non nascono con finalità scientifiche o finalità di ricerca, che hanno un grande valore dal punto di vista della loro capacità di rappresentare fenomeni sociali che potrebbero essere indagati attraverso anche ricerche più standard. 2008, alcune sociologhe e sociologi del dipartimento del DISFOR decidiamo di confrontarci sul senso di frustrazione che avevamo. La sensazione è che tutto il nostro, la nostra ricerca, il nostro impegno, il nostro sapere poi non potesse riuscire ad avere nessun impatto rispetto al cambiamento della società. Come fare a uscire dalle mura asfittiche dell'accademia, incontrare un pubblico diverso e quindi cercare di portare i nostri lavori, il nostro impegno al di fuori, no? Bisogna trovare dei linguaggi nuovi. Allora, quale migliore linguaggio dell'immagine nella società delle immagini? Abbiamo pensato di dedicare una parte del lavoro non tanto alla riflessione teorica, ma a una piccola sperimentazione pratica. Quindi abbiamo organizzato al pomeriggio degli workshop che provassero a trascinare i partecipanti alla scuola in un saper fare relativo anche a come si fa un video, il montaggio, eccetera. È chiaro che ci sono persone che non si conoscono, che hanno percorsi biografici e di ricerca differenti, che hanno sensibilità differenti e quindi la scelta è ricaduta sul sport e genere, no? Che noi ci immaginiamo come un capitolo di un progetto di ricerca molto più vasto. Ieri siamo andate in una palestra dove si pratica uno sport che tradizionalmente potevamo considerare maschile e oggi invece andremo a incontrare delle ragazze che si allenano a rugby. Il mio gruppo in particolare si occupa di attivismo e confini politici. Un aspetto che è abbastanza emerso, su cui vogliamo lavorare, che è un passare un po' la nostra domanda di ricerca, è la contraddizione, cioè le contraddizioni che sono presenti sempre in ogni realtà sociale, quindi anche in questa, che attraversano tutti questi mondi. La nostra consegna è stata quella di lavorare sui confini generazionali. L'idea con la quale abbiamo approcciato questo tema, che ovviamente si prestava a declinazioni molteplici,
ha a che fare con una specificità del ghetto, del centro storico genovese, un'area molto connotata in termini di presenza di prostituzione transessuale. Siccome le persone che lavorano nel ghetto sono arrivate a lavorare e a vivere, alcune di loro nel ghetto, a partire dagli anni 60 in poi, e tuttora lavorano nella stessa area, ci chiedevamo come mai non esiste un ricambio generazionale per queste presenze. Quindi in qualche modo noi abbiamo scelto anche di recuperare le emozioni, accogliendo le nostre emozioni nella ricerca etnografica, ascoltando, facendo ricerca, scendendo sul campo con tutti i sensi, con l'udito, ma anche lo sguardo, ma anche l'olfatto, anche appunto le emozioni nostre, le emozioni delle persone che incontriamo, e questo deve essere tradotto poi in un prodotto che parli anche alle emozioni, e un prodotto che quindi deve avere anche un rigore estetico, e questo è il motivo per cui noi ci avvaliamo delle competenze specifiche di registi e registe, fotografi e fotografe.